Sa che, guarda, ho avuto un regalo, ho avuto un regalo. Ma perché dormi anche in questi giorni di festa bellissimi, si dicevano i regali? Quanto sai? Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Oggi vi mostro un regalo in diretta. Allora, io ho avuto veramente il piacere di fare un regalo a Clara, come sapete. Clara, la mia amica Clara delle ricette casalinghe di Clara, lascio giù nell'info box il canale di Clara e lo lascio anche nelle schedine, così potete andare direttamente. E lei però si è disturbata e quindi mi ha ricambiato con un regalo, però io non faccio le cose per il ricambio. Chi mi conosce lo sa, mi fa proprio piacere proprio farle e soprattutto dimostrare soprattutto l'affetto di una persona. Era un piccolo pensierino, niente di che, ma lei a quanto pare gli è piaciuto, io sono veramente felice, felice di questo. Ho ricevuto praticamente questo pacco da parte sua, sono veramente felice. È proprio un cubone. Io ho paura pure di romperlo. Mano alle forbici, lo apro in diretta insieme a voi. Solo che non so dove mettermi. Penso che lo. Oddio, mamma, ma qui è un po' un problema. Nel senso, questo qua sì, io ho paura di romperlo. Prima di aprirlo, mi ha inviato un bigliettino. Me l'ha inviato via WhatsApp. Ve lo leggo perché è veramente tanto tanto caruccia, perché in pratica non sapeva che si potesse mettere i biglietti regalo. L'ha scoperto praticamente tramite me. Allora, e mi ha scritto con un sacco di cuori: auguri amica mia, sono felicissima di averti nella mia vita. Sei una persona con cuore grande, sei unica, spero che il regalo ti piaccia. Ti voglio un mondo di bene, ricordati. Ti voglio vedere sempre con il sorriso. Lei sa tante sfaccettature di me, come le sanno le persone vicine. Ma vado ad aprire questo regalo, questo pacco. Ecco. Allora, ma cos'è? È un po' un problema, eh. Io penso proprio che. Oh mio Dio, aspetta. Io penso proprio. No, ho intravisto una cosa, però non lo so. Allora, qua già sono sommersa tra panettoni che mi hanno regalato, mi ha regalato l'azienda, Pandori, la stella di Natale, regali, calendari dell'avvento, cioccolatini. E praticamente io ho pure paura qua di fare qualche danno. Va bene, apriamo, dai, scartiamo. Cioè, io. Allora. Io penso di sapere cos'è perché ne abbiamo parlato per tanto, da quando praticamente ho detto guarda, ci sono dei cocci, non è che l'ho rotto, ho detto no, guarda, non penso che, oddio, io sto aprendo, raga, ma io penso di aver capito cos'è, oddio, se quello lì veramente a me mi fa veramente un sacco felice ed è, oh mio Dio. Non ci posso credere! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Oddio! Oddio, io non ce l'ho! Lo sapete che non ce l'ho! Oh mamma, sono andata pure fuori fuoco! In pratica, io uso un po' quella di mia mamma, però quella di mia mamma è pure rotta, ma mi dovrei pure. Cioè io non. Era il mio sogno! Oddio! Oh mamma, grazie, cara! Io non ce l'avevo! Una macchinetta per stendere la pasta! Ma lo sai che aveva intenzione di regalarmela quest'anno mio marito, quanto riceveva la tredicesima, cioè quanto ha ricevuto la tredicesima. Ora lo devo bloccare, lo devo chiamare! No, raga! È bellissimo! Oddio! Ma amori, amori, mi senti?
Dai che sei in diretta su YouTube, senti, ascoltami. Sai che cosa mi ha regalato Clara? No. La macchinetta per fare la pasta, per stendere la pasta, perché io la facevo sempre a mano, che bello! Mamma, sono felice! Ti ricordi che la volevo e tu me l'avevi promessa per la 13esima? Sì, 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 brava. Grazie, ti amo, amori, ciao! Ciao! No, vabbè, no, io la prima cosa, ogni volta che mi succede qualcosa di bello o di brutto, io chiamo sempre mio marito, perché lui è la persona veramente più importante della mia vita. Oh mio Dio, oh mio Dio, io non ho parole, cioè pure per fare la pasta, io non ho parole, cioè raga, no. Grazie Clara, io veramente, io la desideravo da veramente da anni. Non avevo mai la possibilità di prenderla perché mo una cosa, mo un'altra, e poi quello, e poi le esigenze, e poi i buddy che... Questo Natale farò, anzi a Capodanno, perché lo voglio impacchettare tutto, metterlo sotto l'albero e farlo vedere, aprire questo regalo insieme a mia mamma, perché veramente lei è quella che mi ha imparato a fare la pasta fresca. Grazie. Io vi saluto, mi raccomando, spero che anche voi riceviate dei regali bellissimi come li sto ricevendo pure io, veramente. E che soprattutto siano regali utili, che volevate veramente da tanto tempo. Grazie a tutti anche per il vostro sostegno, io vi auguro veramente delle bellissime feste, veramente vi auguro di passare delle meravigliose feste con le persone che amate. Vi voglio un sacco di bene, voglio un sacco di bene a tutti gli iscritti e non iscritti, alla mia famiglia, agli amici, grazie per l'affetto che mi dimostrate davvero tutti i giorni. E perdonatemi se non sto rispondendo ai commenti, ma veramente la mia vita sta diventando frenetica perché sto organizzando la festa per Natale, cioè per a casa mia qui io lo festeggerò domenica 23, perché in pratica di vigilia e di Natale lavoro. Io e mio marito lavoriamo e quindi sono veramente presa con gli acquisti, spese e cose varie. Panettoni, sono messi di panettoni, va bene. Grazie a tutti ancora, ci vediamo al prossimo video. Ehi, buongiorno, oh mio Dio, ho gridato! No. Comunque guarda, aspetta, sei in diretta su YouTube? Saluta tutti! Guarda un po'! E mo ti spiego! Cioè, ma ti rendi conto che tu mi hai fatto felice? Perché io non ce l'ho! Non ce l'avevo! Non si sente! Quando mi dicesti aspetta che sono... che condizioni sono, Ma non me ne frega niente! Tanto lo vedrà, lo sanno che noi siamo cuciniere, quindi non siamo perfette! Allora, siccome te avevi detto, no, c'è la mia mamma, però è tutta un po'... È rotta! Sicché ho detto, la macchina te la faccio, sono andata a vedere tutti i tuoi video... Tutti a mano! Tutto a mano, io non ce l'ho, ma no, è bellissima. Allora, non l'ho estratta perché in pratica la voglio rimpacchettare con una bella carta, scrivere il tuo pensiero al computer e metterlo sotto l'albero, così lo apro domenica insieme a mia mamma, faccio la sorpresa. Non ho letto ancora la cosa, perché l'ho appena finito ora il video, ti ho detto guarda, stai su YouTube. No, veramente, io... Grazie, veramente, io ho gridato, ho detto, mamma mia, una pazza, perché la volevo. Io cercavo su Amazon, no? Vediamo se la trovo, no, se la trovo, poi...
guardavo quella che mi piaceva un po' di più, che ho detto questa va bene. No, vabbè, grazie, veramente. Ma il manuale c'è dentro, Lucia? E senti, sì, il manuale, sì, questo qua. Anna, sei caduta la scatola di Dior. Lo sto facendo un... ecco. Perfetto, quanti basta? Perché all'oletto c'era un manuale. Ci sono, sì, c'è il manuale, c'è praticamente un ricettario e praticamente i vari formati spiega. Io l'ho sbirciato così, l'ho sbirciato così. E niente, dai. No, ma mi hai fatto piangere, ho gridato come una matta. Oddio, sul video mi sa che... ed è tutto in diretta, questo qui lo farò tutto in diretta perché proprio ti volevo ringraziare. Ma non vedi? Ma non ho capito che qui c'è la videocamera. Ma che te frega, pure io, non è che sono sempre sconcia così, che io sono un rossetto porto oggi, che non ci ho avuto proprio il tempo di niente. Basta, salutiamo, grazie, buon Natale, ciao.